Nello scontro diretto in piena zona playout il Miano bissa il successo della gara di andata e batte con un roboante 4-1 il Villa Mattoni, conquistando 3 punti importantissimi in classifica. Sul terreno sintetico di Sant'Egidio la Vibrata arbitra Andrea Terribile di Bassano del Grappa. Cronaca, parte subito forte il Miano che trova il vantaggio dopo soli 7 minuti, Sec lavora un buon pallone a sinistra, cross basso in aria, Gardini sorprende la difesa locale e mette dentro. La reazione dei padroni di casa passa da Scartozzi che trova Di Simplicio destro in corsa e palla sul palo. Un minuto dopo Braca da destra trova la testa di Carlucci, palla sul fondo. Al 28esimo gli ospiti raddoppiano, azione quasi fotocopia del primo gol, Gardini mette in mezzo e Pellone fa 2-0. Il Lavatoni accusa il colpo e torna a farsi vedere al 28esimo, Tamburrini prova dalla distanza, palla fuori. Minuto 38, arriva il terzo gol per il Miano sul corner da sinistra, Petrecca trova facile il colpo di testa per il 3-0. La ripresa si apre con il rosso per Sec che lascia la squadra di Andrea Natali in 10. Il Villa Mattoni prova a prendere coraggio e ci prova al 13esimo, Di Simplicio controlla, si gira sinistro, attento Di Francesco. 23esimo, Di Ippolito trova Granito in aria che fa tutto bene tranne il tiro che finisce alto. Il Miano serra le linee e prova a colpire di nuovo al 24esimo, Gardini entra in aria, prova col sinistro, fuori di poco. 26esimo, Di Ippolito ancora bravo a sinistra, Granito però non è preciso anche questa volta e non trova la palla. Un minuto dopo Gardini prova nuovamente, bravo Di Giuseppe e palla in corner. I locali non pungono e al 36esimo il Miano trova anche il quarto gol, facile Gardini per Pellone e palla in rete. Il gol di Granito al terzo di recupero rende meno ampia la sconfitta del New Club Villa Mattoni che incassa il secondo stop consecutivo e resta a 14 punti. Per la squadra di Natali una buona boccata di ossigeno che fa morale e sostanza.